C'era una volta un parrucchiere di nome Penza che era noto in città per essere una persona piuttosto bizzarra. Non era solo un accompagnatore esperto, ma anche un vero e proprio artista che metteva passione in tutto ciò che faceva. Quando arrivava l'estate, Penza aveva una particolare abitudine che faceva impazzire le sue clienti. Le lavava con la pompa dell'acqua. Le sue clienti erano sempre sorprese quando si sedevano sulla sedia del parrucchiere e Penza cominciava a pompare l'acqua fresca su di loro. Ma Penza aveva una spiegazione per questo. Diceva che l'acqua della pompa era molto più fresca di quella del rubinetto e che aveva un effetto rinfrescante sulla testa e sul cuoio capelluto delle sue clienti. Ma non era solo questo il motivo per cui Penza faceva così. Era anche perché amava vedere la soddisfazione stampata sul viso delle sue clienti quando sentivano l'acqua fresca e pulita che scorreva sui loro capelli. Era felice di poter offrire un'esperienza unica ai suoi clienti e di farli sentire ben curati. Con il passare del tempo, la fama di Penza si diffondeva sempre di più e le sue clienti lo consideravano un vero e proprio tesoro della città. Non solo sapeva come tagliare i capelli in modo perfetto, ma sapeva anche come coccolare le persone e farle sentire speciali. E così, il parrucchiere bizzarro Penza continuò a lavare i capelli delle sue clienti con la pompa dell'acqua anche nelle giornate più calde dell'estate, portando felicità e benessere a tutte le persone che entravano nel suo salone di bellezza.